un trattore così tecnologico immagino avrà dei comandi molto complessi. Affatto, sono uno dei punti di forza di Deus Far. Facili da imparare e facili da utilizzare. Facciamo un esempio. I colori blu chiamano la funzione. I blu sono i distributori. Per l'arancio motore e trasmissione. Il verde chiama le funzioni del sollevatore anteriore e posteriore, mentre il giallo è la PTO. Per quanto riguarda i pulsanti neri è il pulsante del comfort tipo, comunque delle funzioni particolari sul trattore. Pierluigi, parlaci del bracciolo Maxcom. Il bracciolo è ancorato al sedile per rendere ergonomico il lavoro in modo da non rendere difficili i movimenti per l'operatore. Oltre che il sedile è in una posizione agevole per dare massima visibilità dalla parte anteriore e anche posteriore per poter vedere la parte del gancio posteriore. E la climatizzazione? Come puoi vedere abbiamo il cofano staccato dalla cabina, questo ci permette di non portare rumore e calore all'interno. Oltretutto abbiamo 15 bocchette d'aria che permettono un ottimo raffreddamento. Inoltre abbiamo la possibilità di montare un tettuccio oscurante in modo da non portare i raggi del sole all'interno della cabina. Abbiamo la possibilità di montare su questo trattore fino a 23 luci faretti LED comandati da questo pannellino che si chiama Wolf.